Ora voglio parlare di fisica. Avevo fatto video in cui parlo di matematica un po' di tempo fa. E ne farò altri in futuro. Poi ne ho fatti altri su argomenti non scientifici. Questa volta voglio parlare di fisica. Allora. Se conoscete la relatività, probabilmente conoscete il fattore di Lorentz, che abitualmente viene indicato con un gamma minuscolo. Allora. C è la velocità della luce, mentre V è la velocità del corpo che ci interessa. Cosa succede se dividiamo numeratore e denominatore per la velocità della luce? Allora, qua otteniamo 1 al numeratore, mentre al denominatore otteniamo 1 riso C. E se mettiamo questa C dentro la radice, che succede? Allora avremo una cosa. Del tipo. Vi piace? Ecco, questo diventa 1, mentre questo diventa V alla seconda diviso C alla seconda. Ecco, lo scrivo un po' meglio. Bene, se la velocità del corpo interessato tende alla velocità della luce, allora questa frazione tende a 1 e quindi questa radice tende a 0. Ecco, se il denominatore tende a 0, gamma tende a infinito. E questo a cosa porta? Sapete che nessun corpo può raggiungere la velocità della luce, vero? Ci vorrebbe un'energia infinita per raggiungere la velocità della luce. Ecco. Ora resta da capire una cosa. Massa inerziale e massa gravitazionale sono uguali tra loro oppure sono diverse tra loro? Perché c'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. Cioè, io ho sentito dire diverse versioni da diversi professori di fisica. Facciamo una tabella. Così capiamo meglio. Ecco. Qua a sinistra facciamo che massa gravitazionale uguale massa inerziale. A destra facciamo che è diverso. Ecco. Se le due masse sono diverse, avremo che la massa inerziale è uguale alla massa gravitazionale per il fattore gamma. Ha un senso perché altrimenti, cioè se le due masse fossero uguali, allora i corpi più veloci dovrebbero attrarre altri corpi con maggiore accelerazione. Se un corpo viaggia a velocità relativistiche,
dovrebbe attrarre altri corpi con accelerazione tendente a infinito. Ecco, io studio fisica, però sto alla laurea triennale, laurea di primo livello, e non penso di fare la laurea magistrale. Sicuramente c'è gente che ne sa più di me e che può spiegare queste cose meglio di me. Comunque, andiamo avanti. In entrambi i casi abbiamo che forza uguale massa per accelerazione. Di quale massa parliamo? Ovviamente massa inerziale. Ecco. Vedete questo fattore gamma? Se la velocità del corpo interessato tende a infinito, pure gamma tende a infinito, quindi la forza necessaria per accelerare ulteriormente il corpo interessato tende a infinito. Quindi, insomma, per ottenere la stessa accelerazione ci vuole più forza per accelerare i corpi che viaggiano a velocità relativistiche rispetto alla forza necessaria per accelerare corpi che viaggiano a velocità non relativistiche. Quali formule si applica l'uguaglianza tra massa inerziale e massa gravitazionale? Qua vabbè, ho messo a sinistra massa gravitazionale, a destra quella inerziale, ma è uguale. Cioè, quando c'è il segno di uguale, mettere una cosa a sinistra e l'altra a destra o viceversa è la stessa cosa, cioè non cambia niente. Se invece c'era il segno di maggiore o minore, allora sì. In quel caso era importante l'ordine, però quando c'è il segno uguale non cambia niente. Allora, vediamo un po'. Allora, devo dire che ho fatto certi esami tanto tempo fa e quindi non ricordo bene certe cose, dovrei vederle di nuovo. Comunque mi risulta che c'è una formula per calcolare la velocità di fuga e là ovviamente serve la massa gravitazionale. Poi ecco, anche per calcolare l'accelerazione gravitazionale ovviamente serve la massa gravitazionale. Mo non mi ricordo quant'è la massa della Terra. Se no scrivo qua. Ricordo che un certo signor Cavendish ha calcolato la massa della Terra e per farlo prima ha dovuto calcolare la costante di gravitazione universale. E per fare questa cosa ha preso l'ispirazione da un certo signor Coulomb che ha calcolato la costante dielettrica del vuoto che serve per calcolare la costante di attrazione coulombiana, insomma la costante di attrazione elettrica. Se epsilon 0 è la costante dielettrica del vuoto, 1 diviso 4 pi greco epsilon 0 è la costante di attrazione elettrica. La velocità, insomma, è la costante che ci dice
come si attraggono tra loro due cariche elettriche o come si respingono. C'è qualcosa di analogo per la gravità. Ecco, io ho deciso di fare questo video per chiarire alcune cose, anche se ho lacune su certe cose che ho studiato tanto tempo fa. Dovrei cercare le informazioni che mi mancano, so dove cercarle. Cos'altro posso dire? Niente, volevo scrivere ancora altre formule interessanti, però ho un po' di lacune. Mi dispiace per chi si aspettava qualcosa di meglio. Per ora chiudo qua, grazie per l'attenzione.